Ciao a tutti ragazzi, eccomi qua con un nuovo video dedicato al mio drone Parrot Bebop 2. Per chi si fosse perso il video precedente deve sapere che una settimana fa mi è cascato in mare e con questo nuovo video che avevo promesso cercherò di riunire tutto quello che ho fatto per cercare di recuperarlo. Vi invito a guardare anche le conclusioni perché ci potrebbero essere anche delle novità interessanti su cosa potrò andare a fare con questo Bebop 2, anche se non sarà funzionante ed eventualmente anche altri contenuti che potrò portare per quanto riguarda i droni. Allora, in questo video ho cercato di tagliare il più possibile perché già è lunghissimo e purtroppo le cose che sono andato a fare sono tantissime. Ringrazio anche chi mi ha supportato nei commenti nel video di dove segnalavo che il drone era caduto, però lo scopo è stato quello di cercare di riassumere il più brevemente possibile tutti i vari passaggi, con magari evidenziando anche i punti salienti, perché è stata la mia prima volta che ho smontato e rimontato un drone e ragazzi, non, sinceramente non ci speravo neanche di ricomporlo tutto. Sono riuscito a smontarlo completamente, fotocamera, scheda madre e quant'altro, e a rimontarlo tutto cercando di pulirlo il più possibile, anche se comunque vi invito a guardare le conclusioni. Per il momento è tutto, io vi lascio con il video e alle conclusioni ed eventuali contenuti che porterò sul mio canale. Ragazzi, ho un fiatone da mano perché sono corso. Questa ve la devo raccontare. Ho ritrovato il mio drone cascato in acqua, qui sono nel mare, come potete vedere. Mi è successa una disavventura abnorme, in poche parole il drone è cascato in acqua, guardate qua, tutto insabbiato. Non so se funzionerà ancora, adesso lo porto a casa col phon, riso e cercherò di rifarlo rinascere. Allora, spero che dopo vi racconterò tutti i dettagli di cosa è successo. Una volta raccolto in acqua nel mare, sarà stato circa 2 ore in acqua. Spero di rifarlo funzionare e soprattutto di non spendere altri 300 euro, ragazzi, perché questo drone ne vale veramente la pena. Per il momento è tutto. Noi ci vediamo con l'esito di cosa succederà con il drone. Allora, ragazzi, siamo a casa. Allora, cercherò di unire l'utile al dilettevole. Come potete vedere, il nostro Parrot è ancora pieno di sabbia, mi è cascato nell'acqua del mare, ma vi assicuro che è stata veramente una distrazione. Ha tirato una folata di vento, era altissimo e quindi non sono riuscito a controllarlo. Il drone si è ribaltato all'indietro e ovviamente non sono più riuscito a controllarlo. È cascato in acqua, sarà stato circa 2 ore, vi racconto cosa è successo. In 2 ore, siccome era un po' più in là ed è inverno, non sono riuscito ad andarlo a prendere e soprattutto non lo vedevo nemmeno dove ero. Ho detto aspettiamo 2 orette che magari arriva verso la riva. È ritornato a riva e ho avuto, già è stato un gran culo a ritrovarlo. E niente, adesso purtroppo l'unica cosa, operazione che posso fare è togliergli la sabbia, togliergli l'acqua del mare, che appunto c'è il sale, con l'acqua dolce e vedere cosa succede asciugandolo un po' col phon, usando il riso e magari metterlo nel forno a 50 gradi. Vi farò vedere tutti questi step uno ad uno, che magari se dovesse succedere anche voi, magari recuperare un prodotto del genere non sarebbe proprio male. Allora, tanto mettiamo un attimo che ce la possiamo fare. Allora, intanto metto il telefono sul cavalletto, così intanto sono libero con tutte le due mani di fare quello che devo fare. Lo puliamo, ok. Mannaggia la sfiga, ragazzi. Allora, vediamo. Ok, ci siamo. Lo puliamo con l'acqua dolce. Tanto, appunto, come dicevo, più bagnato di così. Guardate qui la sabbia. Mamma mia, la sabbia che si è. Anzi, puliamo un po' più. Non so se è il caso di togliere la batteria, ma tanto ormai togliamo la batteria, non si toglie neanche più la batteria. Ah, proprio è rimasta incastrata. È rimasta incastrata, ragazzi. Oh. Con la sabbia è rimasta incastrata anche. Eccola, ecco.
Mamma mia, ragazzi, no, no, la batteria è da togliere. Ok, abbiamo tolto anche la batteria, sennò non si puliva più il drone. Oh, per chissà se è impermeabile sta roba. Vediamo. Passiamo qua sopra. Oh, vediamo come viene l'inquadratura da qua sopra. Ok, passiamo qua sopra con il phon. Ok, va bene l'inquadratura. Abbiamo la nostra batteria. Allora, qui ancora un po' di sabbia è rimasta, però quello che dobbiamo andare a fare è usare il nostro phon. Allora, intanto vado a vedere se c'è il riso e tiro fuori anche il phon. Mannaggia la miseria. Guarda, se riesco, ragazzi. Se riesco, ragazzi, voglio 100.000 like. No, vabbè, me ne bastano 50. Me ne bastano 50. Allora, dai, 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 dai. Questa è da registrare tutta. Oh, vediamo cosa c'è. Ok, allora accendiamo il phon intanto. Andiamo a vedere il riso. Allora, ho trovato anche un po' di riso, purtroppo è un po' poco, però faremo con quello che abbiamo. Allora, asciughiamo un po' piano piano col phon. No, ho visto un'altra cosa, ragazzi. L'elica, devo toglierla. Allora, dovrò andare a comprare il riso, come vi ho detto. Ok. Allora, noi l'abbiamo asciugato. Ok. Lo abbiamo asciugato, non dico per bene, però adesso intanto mi sposto in cucina. Mi sposto in cucina, intanto qua stoppiamo. Allora, ragazzi, ci spostiamo in cucina. Allora, non guardate il casino. Ci spostiamo in cucina, vediamo come fare per mettere sto drone in salvezza. Vediamo se c'ho qualcosa da mettere di grande. Mi sa che mi toccherà fare così. Ma col massimo comunque lo puliremo. Allora, devo fare così, solo che così il riso è troppo poco. Allora, il riso dove cacchio? Minchia, l'ho lasciato il riso. Purtroppo non ho niente, allora dovrei mettere una montagna di riso, ma voi dite, come fa a mancare il riso? Ma non vi preoccupate che adesso lo vado a prendere il riso, a tutto c'è un rimedio. Allora riso sicuramente qua ce n'è troppo poco per tutto il drone, porca miseria, troppo poco, intanto la batteria la lasciamo qua, il riso qui. Allora io mi devo leggere la guida di quanto tempo deve stare nel forno. Le guide dicono, allora, le guide ci dicono, allora, cosa fare smartphone caduto nell'acqua?
Allora, non lasciate modelli waterproof con l'acqua agire, spegnere tutte, vabbè, questo è già spento da mo', smontare tutte le parti rimovibili, asciugare a mano, usare la carta velina, assorbente l'acqua, asciugare con asciugacapelli dolcemente, l'abbiamo fatto, tenere la ventola dell'asciugacapelli. Oh, questa è una guida più pratica di questa, ragazzi, penso che non la trovate. Situazione disperata, rimedio semplice, il riso, provate in qualche modo estremo, mettere il riso, il device dentro il riso crudo, qua di là, il cellulare bagnato in una ciotola. Mettete quindi la bagnata sotto di riso sia coperta ad ogni angolo, lasciatelo per una notte intera. A dispetto, mettete più fidati, situazione disperata. Rimedio estremo, il forno, ragazzi, il forno, pericolo. Non inserite il cellulare nel forno se la batteria non è removibile. La batteria, ovviamente, questa la lascerò solo nel riso. Ad, ecco, infatti la batteria ha ragione, non si deve mettere. Accendete il forno al minimo, temperatura 40 gradi e non di più. Ecco cosa volevo sapere, 40 gradi e non di più. In forno almeno 2 ore. Ok, ci siamo. La informazione che volevo, 40 gradi nel forno. Allora, mi riprendo il mio bellissimo smartphone perché voglio farvi vedere che lo metto nel forno a 40 gradi. Allora, abbiamo tolto lo smartphone dal cavalletto. Allora, quello che ci rimane da fare è metterlo per 40, no, a 40 gradi nel forno. Allora, qui andiamo nel forno, impostiamo su. Allora, qui il minimo è 50, quindi dovrebbe essere qui 40. Delicatamente. Allora, accendiamolo, ventilato, 40 gradi, molto soft, ok, qui dicono 2 ore, io adesso intanto faccio mezz'ora, intanto vado a prendere il riso. Allora, mettiamolo qua dentro, il nostro drone, ma porca miseria ragazzi, ovviamente senza la batteria, adesso questa qui prende un po' di riso e la metto in una ciotolina. Andiamo a prenderci una ciotolina. Allora, ciotolina per la nostra batteria, prendiamola un po' più piccola, prendiamola un po' più piccola. Allora, ragazzi, qua mettiamo la nostra batteria, un bel po' di riso, qua ne dobbiamo prendere veramente tanto di riso, mettiamo un po' di riso anche per la batteria, adesso vado a prendere un sacco intero, ragazzi, non vi preoccupate che il riso lo recuperiamo, no problem, no problem. Allora, bene, ragazzi, chiudiamo. Qui abbiamo impostato, io sono stato anche più basso, forse saranno 35. Bene, andiamo a recuperare questo benedetto riso e riempiamo la casa tutto di riso perché qua dobbiamo recuperarlo sto drone. Allora, ragazzi, ho fatto una sudata pazzesca per andare a prendere sto riso. Penso che il riso ce l'abbiamo, quindi per asciugare il nostro drone dovrebbe sicuramente bastare, saranno 10 kg come minimo di riso. Allora, andiamo a prenderne un po', facciamo prima così, tanto la batteria non può stare nel forno. Allora, guardate qua, avete visto che prima c'era la batteria, ve la faccio rivedere, qua sotto c'è la batteria del drone che è caduto in acqua, soprattutto nell'acqua del mare. Noi gli abbiamo messo un po' di riso e questo è per quanto riguarda la batteria, siamo a posto. Allora, vediamo qua, abbiamo lasciato il forno. Oddio, ho corso troppo veloce. Abbiamo lasciato il forno. Vediamo com'è la temperatura. Dai, facciamo anche un pelino di meno. Allora, qua, meglio prendere il guanto. Stiamo cuocendo. Ragazzi, stiamo cuocendo il drone. Vediamo se scotta. No, non scotta perché ho messo 35-40 gradi. Chissà come andrà a finire questa. Ragazzi, veramente sono affaticatissimo. Vai a prendere il drone al mare dopo 2 ore che è stato dentro l'acqua. Il drone è ritornato a riva, cioè, neanche se lo raccontassi, guarda, non ci crederebbe nessuno. Però vi assicuro che il drone mi è caduto in acqua, è stato 2 ore. Sono andato a riprenderlo dopo 2 ore e ho avuto anche il culo di ritrovarlo. Allora, vediamo. Dobbiamo mettere un po' di riso anche qua. Dai, ragazzi, ce la possiamo fare. Prendiamo una ciotola che così faccio prima. Allora, ragazzi, continuiamo con l'operazione di recupero. È da circa 2 ore che è dentro al forno il nostro drone. È, diciamo, ormai cotto. Se vogliamo, cotto e mangiato. Spegniamo il forno completamente. Ok. E andiamo a mettere il nostro drone all'interno di questo sacco pieno di riso. Direi che più riso di così non si può. Allora, diciamo che questo mi conviene prenderlo. Vediamo qua, è bello
diciamo abbastanza tiepido, lo andiamo a mettere qua dentro. In pratica adesso io cosa farò? Andrò a mettere per bene il drone dentro questo sacco pieno di riso e lo lascerò per circa 1-2 giorni prima di accenderlo insieme a voi, sperando che appunto si possa accendere, perché comunque non è detto che il drone si accenda. Per il momento è tutto, noi ci vediamo al recupero del drone. Vedrete il recupero da questo sacchetto completamente pieno di riso, tirerò fuori il drone, andrò ad accenderlo e vediamo se in un qualche modo abbiamo risolto. Per il momento è tutto, noi ci vediamo con l'esito. Allora ragazzi, andiamo a prendere il drone dal riso, ovviamente lo dovremo un po' scuotere, è stata una giornata circa, anzi la batteria, che proveremo ad andare subito a caricare perché vi ricordo che quando è caduto il drone era completamente scarica. Eccola qua, un po' chiamiamola insabbiata. Allora, qui abbiamo il nostro drone. Senza spaccarlo, magari. Allora, dai, vieni su. Eccolo qua. Ha un po' di riso. Cerchiamo di pulirlo. Guardate qui. Allora, quello che andrò a fare adesso è anche smontarlo, perché sotto suggerimento di qualcuno, che ringrazio anche per il sostegno, mi ha consigliato di svitarlo, perché comunque probabilmente si dovranno pulire anche i circuiti e eventualmente togliere delle ossidazioni. Per fare questo ho comprato i cacciaviti Torx, scusate, eccoli qua i cacciaviti Torx, una fatica per trovarli, e l'VD40 per appunto pulire eventualmente i circuiti. Allora, prima prova, carica batterie, dove sei? Eri qua. Eccolo qua. Carica batteria della Parrot, sempre di corsa ragazzi qua. Allora, colleghiamo sto caricabatterie della Parrot e assicuriamoci qua di averlo pulito e facciamo subito la prova del 9. Ragazzi, se non si accende il caricabatterie, mi sa che il test è già finito qua. Allora, un attimo. Aia, aia, un attimo che lo appoggio qui il telefono. 1 2 3. Aia ragazzi, aia 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 ragazzi, purtroppo qua il caricabatteria attaccato alla batteria non dà segno di vita. Di solito qui si doveva accendere la lucina rossa per poi diventare verde quando aveva finito. Allora, magari farò qualche altro test, magari aspetterò anche qualche altro giorno, però se già la batteria non funziona, siamo nella cacca. Ecco, come si suol dire, siamo nella cacca. Allora, provo a dargli una pulita e magari se si dovesse accendere ve lo segnalo. Intanto puliamo la batteria. Allora ragazzi, continuiamo a unire l'utile al dilettevole. Intanto la batteria non si è accesa, speriamo che magari non si accende perché è troppo presto. Allora, qui abbiamo comprato il cacciaviti Torx, sperando di aver beccato la misura giusta, visto che sono veramente piccole. Qui abbiamo il VD40, quindi cercherò di unire appunto l'utile al dilettevole facendovi vedere come smontare il Parrot Bebop 2. Allora, qui ogni tanto casca un po' di riso. Allora, cerchiamo di vedere se con un po' di zoom si vede meglio. Ok, così. Allora, cerchiamo la misura giusta. Ho visto che comunque smontare questo drone non dovrebbe essere comunque complicato. Vediamo se questa è giusta. Questa mi sembra giusta. Ok, vediamo. Andiamo intanto a svitare. Se svitando questa, allora andiamo a tirare su la videocamera. Ok, così andiamo a vedere anche i circuiti come sono messi. Allora, andiamo a svitare il nostro Parrot. Magari una volta che ho imparato riuscirò anche a rimontarlo e rismontarlo più velocemente in caso ne dovessi prendere un altro. Allora, non sono tanto ottimista, ho visto che non si carica la batteria qua, ragazzi, ho qualche dubbio che... Allora, qui le viti sicuramente non vanno perse. Allora, qui abbiamo già smontato, ancora non viene fuori. Qui sta cadendo un po' di riso. Ok,
su come. Come veniva su questa? Come lo tirava sul tizio? Pieno di sabbia, ragazzi, mi viene male solo a mettersi le mani. Abbiamo tolti questi, oddio, mi viene male. Abbiamo pulito il drone completamente dalla sabbia. Qui abbiamo tutti i componenti, videocamera, chip, robe varie, la scheda madre. Adesso è bella pulita. Veramente, ho perso un giorno, peccato. E quello che andremo a fare adesso è andarlo a rimmergere ancora all'interno del riso. Ok. Di dentro uno, così è tutto bello aperto. E qua abbiamo tutti gli altri pezzi. Andiamo a mettere tutto dentro al nostro sacchetto di riso. Niente, lo lascerò qui per quanto è? 2-3 giorni? Tanto è inutile, ormai qua... Ragazzi, la situazione è disperata. Ok ragazzi, proviamo a riassemblare il drone. Partiamo dalla batteria. Qui abbiamo il nostro drone, qui abbiamo la batteria. Andiamo a prendere la cover. Allora, la cosa più semplice. Allora, andiamo a rincastrarlo e prendiamo tutte le viti. Qua c'è un po' di riso incastrato. Allora, sediamoci. Speriamo di fare abbastanza velocemente. Sarà molto dura riassemblare il tutto. Allora, qui abbiamo la slitta. Allora, vediamo qua. Gli incastri sono qua. Ok, ho capito. Qui devo togliere un po' di riso, cacciavite. Allora, vediamo qua. Bene, caduto il riso. Allora, qui abbiamo tutte le varie nostre vitine. Allora, una, prendiamo le prime due. Anzi, prendiamole tutte. Guardate qua le viti, ragazzi. Spero che non abbiate mai a che fare con un smontaggio del genere. Allora, posso già dirvi che pensavo peggio, sinceramente. Dopo 3 ore in mare, vi ricordo, guardate qui la scheda del drone. Diciamo che alla fine avrei pensato che si sarebbe ossidata di più, visto il sale e la sabbia che era entrata. Allora, non so quanto ci metterò a riassemblare il tutto, perché veramente... Allora, qua... Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you? Abbiamo riassemblato il nostro drone. Andiamo a vedere se si collega al PC. Purtroppo qua la batteria, guarda, sarebbe così, solo che si è ingrossata. Guardate qui,
sarei riuscito quasi a collegare il drone, solo che appunto la batteria non funziona. Andiamo a vedere se almeno si collega al computer, così arriviamo alle nostre conclusioni. Una faticazza assurda. Ok, prova del cavetto USB, perché in condizioni normali riusciremo a leggere la memoria tramite il nostro PC ed eventualmente anche a ricaricare la batteria. Purtroppo non succede niente. Proviamo a collegare la batteria del Parrot al caricabatterie. Purtroppo, come potete vedere, non succede niente. Di solito si sarebbe accesa la luce rossa in caso stato di carica, oppure la luce verde in caso la batteria fosse stata ricaricata completamente. Purtroppo non succede nulla e quindi arriviamo alle conclusioni. Allora ragazzi, arrivando alle conclusioni, avete capito che nonostante ce l'abbia messa tutta per recuperare il Bebop 2, il drone non funziona ancora. Invece, per quanto riguarda i nuovi contenuti che vorrei portare sui droni, allora sempre che comunque il mio amico mi dia una mano, mi ha detto che andando a comprare magari schede madre, comunque altri componenti di altri droni che magari costano molto meno rispetto a quelli originali, potremmo magari recuperare la struttura, i motori e quant'altro e magari far rivolare il Bebop 2. Allora, non so se ci riusciremo, però un altro tipo di contenuto che vorrei portare sul canale, magari anche in un prossimo futuro. Nel frattempo vi porterò tanti contenuti con il mio nuovo Bebop 2. Avete capito, il nuovo Bebop 2, perché ne ho preso un altro, il drone mi è piaciuto un sacco e quindi non potevo rimanere senza, soprattutto con l'offerta che c'era da 299 euro, e quindi l'ho ripreso. E niente, un altro tipo di contenuto di cui mi sto informando sono i droni racing FPV, e sono veramente eccezionali. Per quanto riguarda i droni racing, intendo quelli che si assemblano tutti da solo, arrivano a 150 km/h e magari chissà che un giorno non riesca a recensirne uno o comunque a prendere un altro. Però per il momento mi concentrerò sul Bebop 2, e se eventualmente mi dà una mano a rimettere in sesto questo Bebop 2, sicuramente verranno dei contenuti molto interessanti. Per il momento è tutto, spero che abbiate apprezzato tutto quello che vi ho riportato, cercando di tagliare possibilmente. Se vi interessa magari più una parte, magari lo smontaggio, il rimontaggio, l'asciugatura e quant'altro, vi assicuro che ho tutti i video, addirittura il video del montaggio dura 43 minuti, quindi non esitate a chiedermelo, lo pubblicherò, tanto non c'è nessun tipo di problema. Ho anche, tra virgolette, mi sono quasi innervosito, perché comunque a rimontarlo veramente 43 minuti, era il mio primo drone che appunto smontavo e rimontavo. E niente, spero che appunto il contenuto vi sia piaciuto e noi ci vediamo col prossimo video. Ciao!